Ragazzi, buongiorno. Allora, oggi nuovo full day of eating, però un po' diverso dal solito. Infatti a pranzo vado al cinese e sarà un super sgarro per me. Quindi vi mostro come mi organizzo con uno sgarro tra dieta e diabete. Andiamo a fare il nostro primo pasto della giornata, visto che sono le 9, è un po' tardi. Ragazzi, colazione pronta, è molto molto leggera, come potete vedere sono soltanto 2 etti di albume e una mela molto piccola, è veramente piccola. Più che una mela sembra una prugna, però vabbè. Comunque vabbè, si mangia. Sull'albume io ci ho messo soltanto pepe e timo e un po' di sale, vabbè. Mi piace molto in realtà così. A posto, allora ho finito. Adesso mi vado a fare una corsetta per 2 motivi. Uno, per alzare il fabbisogno calorico, e 2, il motivo più importante, è che, diciamo in poche parole, per i diabetici è una buona cosa fare cardio, comunque attività fisica ad alta intensità, prima di una grande mangiata, perché aiuta a controllare meglio la glicemia. Quindi vado a correre. Corsa finita, ci vediamo al ristorante. Ragazzi, sono arrivato al ristorante, sto con Aurora, quella mia ragazza. Mi hanno appena offerto una birra cinese perché sto registrando un video, è la prima volta che mi succede. Poi questo è il mio ristorante cinese preferito, infatti sono un sacco contento. Oh, preferisco queste alle birre normali. Ragazzi, si parte. Che belli, madonna, sono stupendi. E sono pure buoni. Cioè, raga, guardate che spettacolo. Questo è tipo una cosa gourmet. Cioè, bufala, scampo e uova di pesce. Cioè, e mango. Mamma, che buono il mango. È difficilissimo mangiarsi così. Poi questi in realtà sono buoni perché il tonno arriva fino alla fine. Però... la Philadelphia renderebbe buono pure un pezzo di cemento. Ragazzi, pranzo, aia, andato. Abbiamo speso 32 euro, quindi abbastanza poco considerando un all you can eat. Io non ho esagerato, come avete visto, perché ragazzi, sinceramente, cioè, se lo sgarro, se durante lo sgarro mi devo sentire male, non sono nemmeno contento di farlo, quindi non esagero troppo. Cioè, l'ho fatto, ho mangiato tanto perché comunque sento la pancia bella piena, però senza morire. Vai. Mo' biscotto della fortuna. 30.000 iscritti entro fine anno, 30.000 iscritti entro fine anno. Presto attirerai l'attenzione di persone importanti. Cazzarola. Allora raga, per quanto riguarda le calorie, io stimo 1600-1700 calorie. Comunque non so se avete notato, ma io praticamente sempre gli sgarri li faccio al ristorante cinese o giapponese, non lo so ancora raga. Il motivo è semplicemente che uno mi permette di fare uno sgarro abbastanza pulito, perché alla fine mangio riso e pesce. Infatti se avete notato prendo poco fritto in questi pasti. E poi perché sono calorie che mi riempiono. Cioè, se io devo andare in giro e prendermi una fetta di cheesecake, che magari una fetta ha 800 calorie e non mi riempie, oppure un Kinder Bueno da 300 calorie, preferisco mangiarmi altro. Cioè, rispetto a un Kinder Bueno preferisco un pane e prosciutto e un po' di maionese, capito? Ragazzi, siamo appena usciti da Decathlon, stavamo comprando qualche tuta perché io sto scarico, non ce n'ho nessuna. Comunque, per quanto riguarda il diabete, dopo queste grandi mangiate, ogni ora circa dopo il pranzo io faccio un po' di insulina, anche se già ho insulina attiva. Per esempio adesso io ho 4 unità di insulina attive e ho 160 di glicemia, quindi in teoria non andrebbe fatta insulina perché già ho insulina attiva. Però ne faccio comunque un pochino e mi faccio un'altra unità e continuo così fino a cena, perché sennò la glicemia tende a salire. A meno che non inizi a fare attività fisica, cosa che tra un po' inizierò a fare. Ragazzi, buonasera, sono le 6, abbiamo finito tutti i nostri giretti e adesso è arrivato il momento di allenarci.
Dopo tanto tempo sono al parchetto, raga, perché almeno posso usare una sbarra per fare qualche muscle up, qualche bar dip. E poi ho un paio di parallele belle salde a terra. Oggi petto, spalle e tricipiti, quindi spinta. Purtroppo mi sono scordato i pantaloncini, quindi mi allenerò con i jeans. Però si parte e non si molla. Ragazzi, eccomi qui con l'ultimo pasto di oggi, la cena. È una cena molto tranquilla, pasta e fagioli considerate e un po' di insalata e pomodori, visto che non ho mangiato verdura oggi, quindi è bene mangiarne un pochino. Quindi, come ho gestito lo sgarro alla fine? Semplicemente non ho fatto merenda, ho mangiato un po' di meno a colazione e proprio un pizzichetto di meno a cena. E l'ho fatto rientrare così, semplicemente. Per quanto riguarda l'insulina, ho fatto l'insulina tante volte il pomeriggio, tipo 5-6 volte, poca. E la glicemia è andata perfetta, non ci ho avuto né picchi né salite. Quindi anche se la glicemia era stabile, io comunque facevo insulina. E adesso si mangia. Certo, la cena è un po' triste, però dai, almeno ho fatto un bel pranzone. Dai, meno male che mi piace la pasta con i legumi, come avete visto da questo video qui, cioè dallo scorso. Ah, altra cosa, ragazzi, che faccio quando faccio questi sgarri: bevo tanta tanta acqua. Uno, perché ne ho proprio bisogno, e poi perché mangio tanto sale quando faccio questi sgarri, quindi l'acqua fa solo che bene. Raga, ultimo pasto andato, sto scoppiando. Adesso io vado a montare il video e vado a studiare un pochino. Noi ci vediamo alla prossima, raga. Iscrivetevi, lasciate mi piace e commentate. Dai. Ah, ragazzi, piccola cosa: ho visto che le calorie a fine giornata erano un po' poche, quindi ho mangiato anche un po' di latte e cereali integrali per arrivare alle 3000 che avevo come obiettivo. Ci vediamo alla prossima. Dai.